Dottore. Insomma, Fì, è arrivato il momento che i nostri tifosi scoprono qualcosa delle nostre vite. Allora, partiamo di una cosa fondamentale, del tuo rapporto con i nutrizionisti. Parliamo di alimentazione. Diciamo che, insomma, io so che tu sfidi ogni volta anni di studi, ma... con risultati. Risultati pesanti. Ci racconti un po', insomma. Diciamo che alle volte, non concordo pienamente con quello che mi viene detto, cioè come 80-85% delle volte. Per quanto riguarda i nutrizionisti, ho tutta la mia teoria, lo sai. Cioè io, nonostante seguendo alcune diete, però se faccio da me faccio sempre meglio. Secondo me, nel senso, io ho provato a proporti quello che dicevano e alla fine il nutrizionista mio sei tu, quindi sta a posto. Esattamente, sono io, è il contrario. E i risultati? Qua mi dicono. Sì. Famiglia, papà e fratello. Sì. In particolar modo. Raccontaci qualcosa. No, io sono cresciuto in una famiglia normale. Mio fratello avvocato, mio papà imprenditore. Tutti e due aguilotti, razziali sfegatati. Grande problema questo qua. Grande problema adesso. Perché com'è? Dagli Roma. Forza Lupi. Far cotto come? Sì, perché per questa domanda è importante. Cosa hai preparato? Se cambi, io rispondo. Se ti chiedessi di raccontarmi l'eclissi lunare a Ischia. No, devi raccontare. No, l'eclissi lunare è quando... Beh, non è lunare. Sì, l'eclissi lunare, è quando c'è il sole, la luna passa, copre tutto e poi torna il sole. Basta, a Ischia però, eh. A Ischia, ma Ischia è famosissima per le eclissi lunari. Questo è Zanon, vero? Non lo so. No. Questo no, questo è Zanon. Io no, questo, posso commentare, questo non c'è niente. Zanon. Eclissi lunari, ragazzi, non penso si possa raccontare qui. In sedi private? In sedi private racconterò, però devo dire che l'eclissi lunare di Ischia è stata uno degli spettacoli più incredibili degli ultimi 15 anni. Vi dico solo questo, vi dico. Medusa, cubo Medusa. Storia lunga, diciamo, perché comunque madre natura, diciamo, non mi ha dato una grande altezza, ecco, questo, diciamo, è uno dei piccoli particolari, perciò automaticamente ecco lì che esce il cubo. E il Medusa? E poi il Medusa è un po', cioè, stanno tante leggende dietro, un po' di quel tentacolo, capito, sì, che arriva, che t'aggrappa da dietro, e un po' anche perché, diciamo, che quando gioco... mi piace un po' appiccicante, capito? Perciò la cubo Medusa è una di quelle un po' più pericolose. Una roba è un nome incredibile, Giulia, è bellissimo. Cioè, cubo Medusa. Tatuaggi. Per me è una forma d'arte, cioè, nel senso, è come alle persone piacciono dei dipinti, magari non questi. Come persone ma piacciono i dipinti, o ma non so, piace l'arte contemporanea. A me il tatuaggio per me è sempre stata una grossa fonte di ispirazione. Una cosa che ci accomuna, l'Inghilterra. Parliamo in inglese. L'Inghilterra, che possiamo dire dell'Inghilterra? Buon cibo, bel tempo. Bel tempo è sempre, quello è sempre al top. Colori particolari. Tende sempre su quel grigino che poi alla fine si sfocia in diluvio universale. Poi 10 minuti sole, quarto d'ora nebbia e poi ripiove un'altra volta all'inizio del giro, insomma, è un po' quello lì, diciamo, la storia. Però registicamente devo dire che molto bene, mi se trovo. Stiamo a divertire al momento. Cosa ti aspetti dalla partita di domenica? Una partita che comunque sarà molto più veloce sul ritmo rispetto a quella che abbiamo giocato questa domenica, perché, come tu ben sai, comunque il campionato inglese è un campionato a cui piace giocare, piace muovere il pallone, esplorare sia a largo, con il piede. Beh, ragazzi, siamo arrivati alla fine, spero che, insomma, sia stato divertente e interessante, e vi chiediamo di seguire Inghilterra Italia in diretta TV e di vivere ogni momento insieme a noi.